cavalli in partenza. Terza corsa, un confronto per cavalli di 3 anni, vincitori da 2 a 5 mila euro in carriera. Sono in 10 dietro le ali dell'autostart dopo il ritiro di Francisco Benal. Macchina che si mette in movimento all'1 First Lady PLS Marcello Di Nicola, al 2 Festival Antonio Di Nardo, 3 Fulmine degli Dei Roberto Vecchione, 4 Falcon Baldone Maurizio Cheli, 5 Faratrio Francesco Tufano, 6 Fatidic Giovanni Pelonara, in seconda fila 7 Fredonia Spav Andrea Vitagliano, 9 Forda S Gennaro Riccio, 10 Firecracker TC VP dell'Annunziata, 11 Fairbank Call Carmine Piscoglio. Autostart che inizia ad accelerare, si prepara al lancio e si va con molto veloce dall'esterno. Fatidic che prende l'iniziativa nei confronti di Fulmine degli Dei in seconda posizione, poi all'esterno Falcon Baldone. All'imbocco della prima piegata Fatidic che si staglia al comando nei confronti di Fulmine degli Dei che si tiene largo per andare a chiedere strada, poi in corda First Lady PLS, quindi Falcon Baldone, poi dalla seconda fila Firecracker TC. 214,8 Fulmine degli Dei punta in avanti su Fatidic dopo 400 metri di corsa, insiste e tende a passare, 400 passati in 29,6. Passa il favorito Fulmine degli Dei che ora al comando, precede Fatidic, avanza all'esterno Falcon Baldone, poi First Lady PLS, 600 metri in 45,5 per il figlio di Cantabol che davanti alle tribune guida, Falcon Baldone di fuori, in corda rimane Fatidic, pariglia per Faratrio, quindi in corda First Lady PLS, mentre tende a muovere dalla terza pariglia Festival che prova a risalire. C'è stato un 31,9 di seconda frazione, quindi rifiato per Fulmine degli Dei che ora però deve riallungare perché Festival avanza con decisione. Chilometro in 1,17,9. Fulmine degli Dei che deve accelerare sotto la pressione di Festival, i due si staccano nettamente dal gruppo dal quale prova a emergere Faratrio che passa in terza posizione. La retta opposta alle tribune in 14,2, segno che Festival ha dato un severo attacco a Fulmine degli Dei che per il momento ribatte, si mantiene una lunghezza avanti anche con l'ausilio della curva, insiste però con coraggio Festival all'esterno, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Fulmine degli Dei e Festival in lotta all'ingresso della retta, galoppa Fulmine degli Dei che lascia in vantaggio Festival che se ne va a vincere facile, Festival che nel finale controlla e vince netta nei confronti di Faratrio per il terzo posto, sprinta bene Firecracker TC, 28,9 ad arrivare, 1,15,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Festival, Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, glori del signor Antonio Paduano, vittoria con 600 metri conclusivi di buona fattura per il figlio di Napoleon Barr che vince nettamente sul traguardo, costringe all'errore Fulmine degli Dei. Al secondo posto termina Faratrio, al terzo Firecracker TC.